Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, lieto di accompagnarvi in un argomento che potrebbe sembrare limitato, già sentito. Eppure, nel seguire questi pochi minuti, potrebbe aprirsi una visione nuova di cosa siano i disegni e i colori di una creatura strisciante. Andremo a cercare i bruchi delle più belle e interessanti falene notturne e scopriremo quanto siano sconosciute. Sigla! I bruchi sono l'infanzia delle farfalle. In questa puntata ne vedremo alcune molto belle. Abbiamo scelto le specie notturne, che vengono chiamate falene, ma fanno parte dello stesso ordine, i lepidotteri, che dal greco vuol dire lepidos, squama, e pteron, ala, ali con le squame. Per motivi alimentari e di fuga dei molti predatori, queste farfalle appartengono al buio e sembra che si orientino con le stelle. Immaginate le luci delle città, quanta confusione possano creare in loro. Una lampadina può attrarre una falena come un piccolo sole, così tante di loro muoiono bruciate. I lepidotteri del mondo, tra farfalle diurne e notturne, sono 158.000 specie, in Italia 5.385, il 95% costituito da falene. Dall'uovo al massimo sviluppo, un bruco, crescendo, deve cambiare la pelle da 4 a 6 volte, a seconda della specie. Mentre l'adulto alato ha il compito di accoppiarsi, succhiando nettare dei fiori come carburante per le ali, i bruchi devono solo mangiare, di solito foglie, per crescere velocemente. Le piante nutrici possono essere diverse per ogni specie, ed è necessario conoscerle per poter allevare farfalle. Il ciclo vitale dei bruchi si conclude con una morte apparente. Dopo alcuni mesi, il sarcofago che li contiene, la crisalide, si aprirà e i dormienti torneranno alla vita sotto una nuova meravigliosa forma con le ali. Mentre le farfalle assicurano le crisalidi a rami o muri con cavità di seta, le falene di solito le nascondono sottoterra o abitualmente all'interno di involucri detti bozzoli. Su 100 bruchi se ne salva uno solo. Ed è proprio così. Sono molti i loro predatori. Gli uccelli insettivori, come le cinci, i merli e i picchi. Così fanno molti grossi ragni. Alcuni emenotteri specializzati, soprattutto le ammofile, che li danno in pasto alle proprie larve. Per controbattere i predatori, alcune specie, come le zigene, si nutrono di piante velenose, che rendono il bruco e la falena velenosissimi. Tra le 84 famiglie che compongono i lepidotteri ne presenteremo alcune con il bruco, l'adulto e la pianta nutrice più importante. La Saturnia del Pero è la più grande falena europea. Il suo bel bruco, facilmente riconoscibile, misura 10 cm e presenta appendici azzurre. Non è affatto pericoloso. L'adulto vola come un pipistrello, è sui toni del marrone. Si maschera e il suo è un mimetismo batesiano, cioè una simulazione. Vive volentieri in zone calde con frutteti. Infatti la pianta nutrice più importante del bruco è il pero. La spiritromba per il nettare della falena adulta è atrofizzata. I finti occhi spaventano i predatori, ma è innocua. La femmina arriva a 16 cm. Le antenne del maschio sentono i suoi feromoni da 2 km di distanza. La sfinge testa di morto ha un bruco di 15 cm. Che può impressionare come l'adulto per la sua grossezza. Se lo maneggiate può persino morsicare. L'adulto misura 13 cm. È inquietante a causa del disegno sulla schiena che ricorda un teschio. In più emette uno strano verso. La pancia è gialla. Le sue piante nutrici sono tutte tossiche, come le foglie della patata. Per i predatori è perciò una specie velenosa. Lo è il corpo di molte falene. Non possiede la spiritromba e per avere più energia ruba il miele alle api. E in questa avventura notturna da 007 spesso ci rimette la vita. Un bruco spettacolare di 8 cm è quello della falena del gatto. Quando un micio prova a giocarci si prende una bella spruzzata di acido formico sul muso. La falena è molto più dimessa, un grigio mimetico, ma è ben disegnata. E sulla schiena ha 4 puntini neri di riconoscimento. La pianta nutrice è il salice, per noi medicinale, da cui si ricava l'aspirina. Appeso a quei rami incolla il suo bozzolo. Le ali aperte misurano 7,5 cm. Le uova sono fatte come perline, color cioccolato.
Un'altra falena chiamata drago, la spettacolare notodonta della quercia, assomiglia a un essere alieno con delle strane gobbe. Sicuramente rappresenta un mimetismo molto efficiente. Misura quasi 4 cm. L'adulto non possiede spiritromba, quindi l'energia scarseggia e non per niente la sua vita dura soltanto qualche giorno. Grande 4 cm, vive nei boschetti di quercia, il cibo delle sue larve. Emerge dalle spaccature dei tronchi dove viene occultata la crisalide. La piccola falena cinabro ha un bruco di 3 cm con tinte appariscenti giallo e nero. Così avverte i predatori d'essere velenoso. Nessuno osa dubitarne. L'adulto, anch'esso di 3 cm, vola di notte e di giorno negli spazi aperti, come praterie e pascoli non troppo umidi, dove trova la sua tossica pianta nutrice che lo rende pericoloso per i predatori che l'assediano. Anche la cuculia della scrofularia avvisa i suoi nemici di essere maligna. Il bianco in natura è riconoscibile. Il bruco è bianco a puntini, misura 4 cm, molto elegante. La falena marrone, di 4 cm e mezzo, scompare tra i cespugli legnosi. La virulenza non è la stessa del bruco, quindi si deve nascondere. Le scrofulariacee sono piante con una certa tossicità. Il bruco ne assimila un bel po', ecco perché non si nasconde tra i fiori della sua pianta nutrice. Il bombice del ciliegio ricorda la processionaria, anche se è meno pericoloso. I suoi peli producono comunque forti irritazioni alla pelle. Gli individui si aggregano a centinaia all'interno di una tenda di seta. Tale massa e il veleno dei peli dissuadono i predatori. Partendo insieme lasciano più sentieri, con scie di fili lavorati, per ritrovare la via del ritorno e per comunicare con segnali. La falena cicciottella ha 4 macchie bianche equidistanti sul bordo delle ali. Vola nella notte, ma solo per poche normali necessità. Tra le piante nutrici predilige il prugnolo selvatico, il ciliegio e i cespugli con bacche. Nella ricerca del cibo c'è una grande collaborazione. Dedichiamo qualche minuto al baco da seta. Appena nata la larva misura 2 mm, crescendo arriva infine 8 cm. Non ha più un suo habitat. Da secoli allevato dall'uomo non potrebbe sopravvivere in natura. La falena è di 5 cm, dal colore candido. La sua pianta nutrice è il gelso, che serve solo al bruco. L'adulto non si nutre e l'accoppiamento è manovrato da noi. L'allevamento inizia ponendo le larve tra foglie di gelso. Esiste un gelso con bacche bianche e uno con bacche nere. Sia il Morus nigra, gelso nero, che il Morus alba, gelso bianco, hanno foglie gradite al baco da seta. In pratica non mangia altro. Alcune coppie vengono salvate per la riproduzione e fatte incontrare in un ambito adatto, dove verranno depositate le uova. Il maschio ha le antenne ampie, pettinate, come tutti i maschi di falena, per sentire da lontano la presenza della femmina. Lei ha le antenne sottili, bastano a percepire l'odore del gelso. Il suo addome è ingrossato, adatto a contenere le uova. Il maschio ha i suoi sistemi per convincerla. Emette infatti una sostanza fortemente attrattiva, irresistibile. Infine la femmina depone fino a 600 uova e morirà, come il maschio, dopo una settimana. Intorno alle uova bisogna mettere le solite foglie fresche. L'allevatore sistema un'apposita rastrelliera detta bosco, dove le larve mature saliranno a fare il bozzolo. Il bozzolo è sostenuto da fili di seta che lo tengono asciutto e in grado di respirare. È grande fino a 6 cm. Ogni esemplare produce un bozzolo con un filo unico lungo fino a 2 km. Prima che le falene possano uscire, vengono soppresse, mettendo i bozzoli in acqua bollente. La seta è il filato più prezioso e apprezzato al mondo. Può essere tinta in diversi colori, che risultano brillanti e durevoli. Non ci resta ora che una rassegna veloce di altri bruchi tra i più belli, con le loro falene e le piante nutrici. La falena del Ribes ha 3 colori di base, bianco, giallo e nero. Uno dei pochi bruchi che somiglia alla propria falena. Tesse un riparo di seta dove si trasformerà la crisalide. Con quei colori l'adulto potrebbe sembrare una farfalla. In realtà i geometridi, la sua famiglia, sono notturni. Della pianta nutrice, il ribes rosso, il bruco, mangia le foglie. In questa fase ha bisogno di proteine vegetali, non di zuccheri. L'imperatore Tau, Saturnide molto particolare
nei primi stadi del bruco, con ramificazioni rosse e bianche, in seguito diventa banalmente tutto verde. Sulle ali marrone della falena, all'interno di quattro cerchi, anche se non chiarissimi, di colore bianco, ci sono i segni del suo nome, Tau, e la lettera T in greco. La sua pianta nutrice, importante specie, è il faggio. Anche in questo caso il suo cibo sono le foglie. La crisalide è nera, ma i bruchi possono svernare senza crisalide tra i detriti dell'albero. Il bruco della sfinge dell'oleandro raggiunge i 13 cm, ha due grandi occhi azzurri, ma sono finti per intimidire i predatori. Presenta anche un codino, come tutti gli sfingidi. La falena, molto bella con i suoi toni di verde, indossa un abito davvero appariscente. Le serve per avvisare della sua forte velenosità. L'oleandro è una pianta nutrice mortale che contiene l'oleandrina, fatale per il cuore. Vedere un bruco di falena rosa, anch'essa uno sfingide, è come vedere un piccolo serpente. E fa il suo effetto. Si tratta di un mimetismo batesiano, cioè di un inganno. La falena è rosa e conferma il suo nome. Si trova quasi in tutta Europa. Le sue uova sono di un verde brillante. La crisalide è marrone chiaro, con strisce più scure. Vive volentieri nei prati, dove si trova la sua pianta nutrice, il caglio, il cui succo è utile per trasformare il latte in formaggio, ma anche per disturbi renali e i problemi della pelle. La bramea dei cespugli ha un bruco grigio a tacche nere e a punti rosa, con rade setole rossicce. È velenoso a seconda della pianta nutrice. Il suo habitat è minacciato. L'adulto vola sui prati liberi da falciature, dato che depone le uova su erbe vicine al suolo. Ha un pellicciotto per proteggersi dal freddo notturno. Una pianta nutrice velenosa rende immangiabile la specie. La radichella però è del tutto innocua, come tutti i parenti delle margherite, in gran parte anche commestibili. La falena colibrì è uno sfingide. Il bruco verde non è particolare, a parte il corno posteriore che può essere rosso porpora. La sua trasformazione avviene in pochi giorni. L'adulto vola sospeso, posandosi di rado. Ha la spiritromba che riesce a succhiare nei calici più lunghi, inaccessibili ad altre specie. Il caglio comune ha le stesse proprietà di quello vero e nutre solo la larva. Le uova sono verdi, ne depone 200. La crisalide si forma a terra, tra le foglie secche. Il bizzarro bruco della notodonta del pioppo ci sorprende per le sue angolature e le sue gobbe, che lo mimetizzano tra i rami. Zig-zag significa a zig-zag. Non sembra neppure un bruco. Con colori simili si presenta la falena, piuttosto bella, nonostante le tinte scure. Ed è inconfondibile, con un po' d'attenzione la si può riconoscere facilmente. La pianta madre, lo avete capito, è il pioppo. Ma per la precisione il pioppo tremulo, che ha sempre il tronco sottile, perciò con il suo legno produciamo carta. Le uova sono tonde, come perline bianche. La tigre viola, un'erebide, ha un bruco con ciuffetti di peli gialli, che coprono delle bande chiare e scure. Passa l'inverno nel primo stadio e matura in giugno. La falena è veramente spettacolare, con un vivo contrasto di rosso e di giallo. È ormai rara ed è difficile non riconoscerla. In molte zone è scomparsa. Tra le piante nutrici c'è la calluna, l'erica rosa. Contiene arbutina, per noi un'ottima sostanza medicinale. Le uova tonde gialle vi sono deposte in massa. La falena araldo, erebide anch'essa, si può dire una figlia della glaciazione. Il bruco è di un semplice verde con una striscia bianca sul fianco. Vive solo all'esterno, a differenza della sua falena, che spesso sosta all'entrata delle grotte umide, dove si rifugiava già per il gelo 10.000 anni fa. Sopporta anche goccioline d'acqua. Le piante nutrici preferite sono le rosacee, come le foglie del sorbo degli uccellatori o della rosa di montagna, dove le uova sono poste a catena, una dietro l'altra. Per terminare, vediamo la sfinge dagli occhi, dal bruco ruvido di 7 cm, tutto verde, con strisce inclinate gialline, con dei tondini e il consueto codino. Quando la splendida falena apre le ali, i finti occhi sorprendono gli aggressori credendola un mammifero predatore. Non si nutre, perciò non vive molto. La pianta nutrice più importante del bruco è il salice, quindi può frequentare le rive di corsi d'acqua. Salice significa vicino all'acqua. Sulle sue foglie depone una ventina di uova, mimetizzate verde chiaro. Cari amici curiosi della natura, che ne dite di fare un passo avanti con l'immaginazione e imparare a volare come le nostre falene?
Iscrivetevi, così ci aiuterete. Cliccate sulla campanella, così saremo vicini a voi, dandovi avviso di nuove puntate. Grazie. Ciao.